1 mattina estate. Un buongiorno affettuoso in particolare va agli amici di Milano che hanno avuto un'emergenza maltempo che ha creato non pochi disagi e danni, e insomma non da sottovalutare, ne parleremo, e parleremo anche di quello che sta succedendo a Palermo dove c'è un violento incendio. L'attenzione però si sposta a Cattolica, dove c'è un Highlander, l'Highlander del, non so come chiamarlo, perché sul Tirreno lo chiamano Moscone, sull'Adriatico lo chiamano Pattino, ma insomma ci siamo capiti, è il simbolo dell'estate italiana. Maestro d'ascia Bruno De Biagi, buongiorno e grazie per essere con noi. Eccolo lì, bello. Buongiorno. Che sei, caro Bruno. Allora, da quante generazioni maestro d'ascia? Beh, da 3, nonno, babbo e io. Nonno, babbo e io, e qui ci fermiamo perché ha dei figli, Bruno? Ho dei figli, 2 figli, sì. Ma? Ma hanno preso altre strade, hanno fatto altri lavori e quindi va rispettata la loro scelta assolutamente. Anzi, ne sono felice e orgoglioso di quello che stanno facendo. Ma quante soddisfazioni dà invece questo lavoro? L'odore del legno, prendere dei pezzi e unirli insieme e poi creare questo che è un simbolo dell'estate italiana? Beh, certo. Parla con me che io sono nato con questo mestiere, quindi per me è tutto, è chiaro. È una soddisfazione vedere dal niente creare il moscone che poi andrà in mare, che poi specialmente per il salvataggio andrà a essere utilizzato per il servizio, per l'assistenza bagnanti. Quindi sì, senta, è un orgoglio, è una soddisfazione per fare questo mestiere. Da appassionato della nautica e anche dei modellini, mio papà si divertiva a fare dei velieri e io guardavo affascinato. Innanzitutto, che materiali vengono utilizzati? Allora, tempo indietro si usava proprio il massello di abete, poi l'obece. Attualmente noi usiamo, da parecchi anni, attualmente i materiali sono cambiati, sono diventati migliori sicuramente. Quindi usiamo prevalentemente compensato marino di Okume, quindi un materiale duraturo nel tempo, rimane leggero. E poi i prodotti sono cambiati perché anziché il chiodo zincato usiamo adesso graffio in acciaio inossidabile, quindi diciamo che qualitativamente abbiamo migliorato, certo, molto il vecchio pattino. Quanto costa e quanto tempo impiegate? Allora, i costi vanno in base ai modelli che facciamo chiaramente, perché vengono fatti diversi modelli, ma diciamo che va da un 1700 ai 1800 euro quelli base. Poi vengono fatti anche dei pattini, diciamo, con delle essenze particolari, quindi sono un pochino più lavorati, certo, con i mogani e quant'altro, quindi dopo il prezzo cambia chiaramente. Quanto tempo impiegate? Vabbè, allora lì, se dobbiamo fare un pattino alla volta, a questo punto i prezzi non sarebbero, ovvio, più competitivi. E in realtà noi nel periodo invernale prepariamo e sagomiamo tutti i materiali e poi praticamente andiamo a ottimizzare i tempi facendo un lavoro in serie, quindi tagliamo le sagome, certo, a 4 alla volta, cerchiamo di ottimizzare. Una piccola catena di montaggio. All'anno, una piccola catena di montaggio. All'anno, esatto, quanti ne fabbricate, per curiosità, più o meno? Sì, no, non c'è problema. Voglio dire, non è tutti gli anni uguale, però diciamo che mediamente andiamo dai 75-80 mosconi, ma non facciamo solo quello, perché poi per i servizi di salvataggio siamo anche specializzati per le torrette d'avvistamento, che lì andiamo a fare, certo, circa una quarantina di pezzi, sì. Il pattino più strano che ha fatto, quello più colorato, perché noi siamo abituati a vederlo, o rosso, o bianco, al limite blu? No, i pattini si fanno di tutti i colori. Infatti c'è una nicchia di mercato che è quella che poi ci dà più soddisfazioni, perché praticamente andiamo a realizzare un pattino quasi su misura per le esigenze che ha il cliente. Quindi sì, ci sono stati anche dei clienti che hanno... l'hanno voluto tutto nero, questo è stato quindi non lo so, certo, facciamo di tutto, facciamo di tutto. Bene, la concorrenza del pedalò. Allora, la concorrenza del pedalò, il pedalò non è una concorrenza perché è un prodotto diverso, quindi è vero, sulle spiagge magari si vedono più pedalò che pattini a remi, però sono due cose proprio diverse. Vuoi mettere? Poi, soprattutto,
Esatto, la mia ditta poi è particolarmente specializzata per il pattino di salvataggio. Certo. Quindi cosa succede? Che col pedalò non si fa. Quindi a me, tutto sommato, questa concorrenza non l'ho subita. Vabbè, è una, più che una concorrenza, è una convivenza. Comunque lunga vita, lunga vita al pattino, che ovviamente aiuta a salvare vite umane, ma anche a fare un tuffo dove l'acqua è più blu. Grazie caro Bruno De Biagi, è stato un onore averla in collegamento. Un abbraccio. Bene, a lei, ai suoi operai.